Costo energetico, guerra russo-ucraina e siccità. I rincari non colpiscono solo il pesce, il grano e l'olio di girasole. A farne le spese anche l'ortofrutta, che ha subito un aumento notevole dei prezzi. Non piove da mesi, le temperature superano i 30 gradi e i comuni hanno iniziato ad emettere ordinanze per il razionamento dell'acqua. Mentre gli agricoltori denunciano enormi difficoltà per irrigare i campi, lamentando danni ingenti, i prezzi degli ortaggi schizzano in alto. Secondo le stime di Coldiretti, il balzo delle temperature con Caronte, che stringe d'assedio città e campagne, ha fatto esplodere i consumi di frutta e verdura sulle tavole degli italiani, con un aumento medio del 20%. D'altra parte, preoccupa il forte incremento dei costi di produzione a causa del conflitto in atto. Si va dal più 170% per i fertilizzanti al più 129% per il gasolio agricolo. A questi si aggiungono gli aumenti per i trasporti e gli imballaggi, rincari che gravano anche sui consumatori. Che cosa ci può dire sul rincaro dei prodotti ortofrutticoli? È una roba assurda, proprio un continuo aumento di settimana in settimana. Aumentano di continuo. Non se ne viene più fuori. Lo so, il gasolio che aumenta. Il gasolio adesso arriva a 2,10, è arrivato, noi come facciamo? Ci abbiamo il rincaro. La roba arriva dalla Sicilia, noi andiamo tutte le mattine a Rimini Nord a caricare, noi abitiamo a Morciano, Rimini Nord, poi veniamo giù a Fano. Facciamo 140 km al giorno per poi venire qui, vendere a una cifra abbordabile, diciamo, perché meno male abbiamo dei prezzi abbordabili, però non ci si fa perché ogni settimana aumenta. Quali sono i prodotti che sono aumentati di più? I pomodori, adesso riusciamo ad avere quelli dei contadini, però i pomodorini, il Vesuvio, i datterini, il cubello, quella roba lì. Poi ci sono le pesche, che l'anno scorso sto periodo erano regalate, andavano a 1,80, 1,50, quest'anno il massimo che riusciamo a fare è 2 euro. Non si riesce a abbassare, le albicocche uguali, i cocomeri uguali, invece l'anno scorso sto periodo qui andavano a 90, 80, adesso 1,30 euro, 1,50 euro. Solo perché aumentano all'origine, il trasporto e tutto il resto. Le motivazioni principali? Il gasolio, il caro gasolio, caro gasolio, caro gasolio, dico, perché la roba arriva tutta da fuori. Per quanto riguarda invece gli acquirenti? Si vede che c'è molta difficoltà anche nella gente ad acquistare, perché vengono con le monetine adesso, non vengono più coi pezzi da 10 o da 20, ma vengono con le monetine. Voi da ambulanti potete semplicemente andare incontro ai clienti? Sì, già, quando spendono, per dirti, anche una cifra di meno, cerchi di regalare il pomodoro un po' maturo, gli regali qualcosa in modo che hai capito. Che cosa sta acquistando? La frutta, pesche, ciliegie e banane. E ha notato una differenza di prezzo da qualche tempo ad oggi? Ma in realtà io non sono neanche di qua, quindi non saprei cosa dire, però sono forse leggermente un po' più alti rispetto alla provincia di Venezia. Però d'altra parte è estate, bisogna mangiare un po' di frutta. Quindi non ce ne priviamo? No, dai, no, della frutta no. Di tutto il resto forse della frutta no. Oggi devo acquistare pomodori e albicocche. E ha notato una differenza di prezzo da qualche tempo ad oggi? Sì, ma enorme anche. Quanto spendeva prima e quanto spende oggi? Adesso si spende il doppio di quello che si spendeva una volta. Cosa sta acquistando? Le ciliegie, però devo vedere quanto costano. Sono aumentati i prezzi? Adesso guardo, sicuro, comunque sono aumentati tutto aumentato. I prezzi alla fine sono sempre più o meno gli stessi, possono magari essere rincarati di 10-20 centesimi, ma non un euro, cioè voglio dire. Ho visto 50 centesimi in aumento rispetto a tanti prodotti che proprio sono andati alle stelle, che non hanno motivo di arrivare alle stelle.